Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Ho da poco finito di aprire dei pacchetti e guarda caso, ragazzi, ho trovato due TOTS. Beh, non sono TOTS di 90 di reti, ma sono pur sempre due TOTS. Poi ho trovato 91, 88, 89, 87, 86, 85. Cioè, ho trovato della bella gente e vi metterò le immagini dei due TOTS che ho trovato e sono veramente euforico. E salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Vi parlerò dei TOTS della Team of the Season So Far Community e dei giocatori usciti tramite obiettivi stagionali che si possono sbloccare tramite il raggiungimento del livello 15 e 30. Sono un po' incartato perché sono molto contento, in quanto effettivamente è stata una gioia trovare quei TOTS. Ho rivenduto solo uno dei due, perché quello sicuramente calerà, l'altro è praticamente a scarto. Però me lo tengo, sapete, la gioia di tenere un TOTS. Ma prima di continuare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace, spolliciate. Iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina, e qui in descrizione troverete link ai nostri social, quali di Facebook, qui si chiama il gruppo, bla bla. Perfetto. E ragazzi, voglio parlarvi di questi TOTS. Non li ho provati assolutamente, che capo, lo devo provare. Ora sono usciti, ora li devo provare. Come li faccio a provare? Li proverò certamente. È uscito un Icardi nella sua versione SBC, che qui non risulta. Costa all'incirca un 145.000 crediti. Beh, non è un prezzo altissimo per un 90 di rating con belle statistiche, che forse vi farò vedere anche a breve. Però voglio parlarvi di questi TOTS della Team of the Sofa, come capre si chiama loro. Allora, praticamente questo è il community. Poi c'è quello della EFL. Quello, vabbè, ha carte interessanti. Magari se esce su Footbin ve lo metto anche. Non è ancora uscito, vedete? Un grande problema. Comunque voglio parlarvi di questi giocatori. Ho partito da portiere, vabbè, sono tutti buoni in linea di massima. Bentancur non è male. Io dico a primo impatto quelli che proverò. Allora, proverò Godin, voglio provarlo assolutamente. Poi c'è un Zad, sarebbe da provare assolutamente. Vediamo un po' solo la carta dei piedi debole, skill, non vedo altro, non si carica, è molto lento Footbin perché si è intasato tutto il server, tutto intasato. Allora, Zad da provare, Brand Tab, belle stats, secondo me sarebbe assolutamente da provare. Non ha nemmeno un costo eccessivo, 270.000 crediti. Felipe Anderson, beh, bella carta. Cioè, in animale sono tutte belle carte. Quelle che proverò io, Leno, no. Pepe, no. Simon, Bentancur, bella carta equilibrata come centrocampista centrale. Se usiamo un 4-4-2 ci sta, io uso più un modulo con i mediani. Leiva, peccato per il fisico, non è molto interessante. Mukiele, beh, bella cartina. Gulaxi, vabbè, i portieri a un certo livello metteteli in base, hanno tutto 99 di rating. Dembele, mi piace questa carta, bella interessante per una Ligan. Grimaldo, bel terzino della Liganos. Courtois, che portiere Courtois, bella carta. Non costa nemmeno tantissimo, 160.000 credo, wow, buono. Gomez indubbiamente 1,5 milioni arriverà a costare. Coppia difensiva Gomez Van Dijk veramente fortissima. Godin a me non dispiace, li metterei un'ombra, un'ancora. Vado che è una bellezza, anche Piquet, siamo lì. Secondo me ci siamo, bei due difensori centrali che non costeranno tantissimo. Godin secondo me scenderà ancora qualcosina. Gomez no, rimarrà su 1,5 milioni, 1,4 milioni. C'ha 91 di velocità, che cazzo. Gioca nella Premier League e fa doppia intesa, cioè linea verde con Van Dijk, assolutamente. Van Dijk, Totti, Alisson Totti e Gomez Tots. Avete fatto la squadra con una difesa quasi inespugnabile praticamente. Casemiro non è male, ma è lentino. Qua all'ombra ci sta, oppure un catalizzatore, così le mettiamo anche il passaggio. Busquets lentissimo, sarà macchinoso, non sarà adatto al gameplay, costerà poco. Buono per l'SBC Busquets. Thiago, beh, anche lui lento, non mi piace in difesa e fisico, però è un COC. Non mi piace particolarmente la velocità. Felipe Anderson, fantastico. Questo può giocare in attacco, in difesa. No, in difesa no. Sono euforico, ragazzi, si vede. Attacco centrocampo esterno, ala, ATT, COC. Veramente ottimo. Fernandinho è più mediano. Buono, comunque, buono, non male. Brandt e Zaha sono veramente dei top giocatori. E ora voglio parlarvi dei giocatori disponibili tramite obiettivi. Abbiamo con 15 a livello 15 Agüero, Elonois e Agi. Allora, tra questi tre io sinceramente non opterei per nessuno se potessi. Però, vabbè, visto che me lo devo prendere, me lo prendo uno, ma
vediamo un po' di optare per un giocatore. Questo dove gioca? Nella MLS. Lui gioca nella Scottish e lui gioca nella Scottish. Due giocatori scozzesi. Però devo dire che, sinceramente parlando, questo Aguedelo non è male. Ha resistenza scarsa, però agilissimo, 92, non ha equilibrio, peccato. E vediamo Hagi, interessante il dribbling, 5 di piede debole, davvero niente male. Anche 5 di piede debole a Guedlo, e 4 è Linois, ma come capro si chiama lui, ragazzi, mamma mia. Allora, Geldo, cioè, io sinceramente questi tre li metterei solo in un SBC. Vediamo però il livello 30, abbiamo Pedro, Goz e Umtiti. Se fate Goz, poi mettete anche magari Brandt come coppia di COC nel 4-2-3-1, ci sta la grande. Io tra questi tre ero più propenso veramente a prendere Umtiti, perché avevo bisogno veramente di un difensore centrale della Liga Santander. Però quando arriverò a livello 30, chissà quando arriverò a livello 30 effettivamente parlando, però ci metterei forse 2 settimane, 3 settimane per arrivare appunto a livello 30. Potrei fare una bella copiata con Titi l'inglese, così giocare anche gli obiettivi che ci sono per avere le icon swap. Sono uscite le altre icon swap, anche sono usciti due obiettivi settimanali, sì, per i TOTS, e si tratta di Turam e di Tonei. Tonei si possono fare battito in Battles e Rivals, però diciamo che in Battles forse è più semplice, però Turam invece si possono fare solo partite in Rivals. E sono 4 obiettivi, non sono difficilissimi, sono 6 partite, insomma in una settimana ce la si fa a completarlo, e se ci si mette veramente d'impegno, e poi si possono fare le combo, magari completare 2, 3, 4 obiettivi in una sola partita, ecco, cercare di completare questi obiettivi. Ora vi faccio vedere le immagini dei TOTS, e sono ragazzi, uno è un TOTS della EFL di cui non ricordo il nome, che ho trovato, e l'altro è Simon, che ho venduto subitissimo perché sono sicuro che il prezzo calerà. Su Footbin mi riporta un 305.000 crediti, ma calerà sicuramente. Io l'ho venduto tipo a 200 e qualcosa, cioè l'ho proprio preso e buttato sul mercato, come per dire, tenete, me ne volevo liberare, perché attualmente il suo price range si aggira al massimo, 93%, è molto vicino al massimo, è alto e va venduto, poi calerà ovviamente, ragazzi. Però ditemi voi se avete sculato o meno in questi pacchetti, chi è uscito dei TOTS. Ho visto che nel gruppo di Noi Malati di Foot su Telegram alcuni hanno trovato TOTS, altri no. E condividete con me le vostre sculate, se ci sono state o meno, se avete trovato tipo Messi, un Ronaldo, sapete, comunque sono sculate, ecco. E ragazzi, ditemi cosa ne pensate di questi TOTS. Non vi ho fatto vedere l'altra squadra perché su Footbin purtroppo non è ancora uscita, purtroppo, peccato. E comunque, cosa ne pensate di questi TOTS? Sono belle carte, secondo me. Però usciranno anche altre carte. Se iniziamo bene con questi TOTS, vuol dire che usciranno altre belle carte davvero interessanti. Ma ragazzi, ditemi cosa ne pensate. Lasciate un commento qui sotto, iscrivetevi al canale, condividete, mi piace, hashtag NMF. Con Giovi Sport vi saluta e vi ringrazio. Ciao belli.